con Martina Mazzeo facciamo un percorso un po' diverso rispetto a quello che ci hanno suggerito gli altri incontri. E il suo, quello che ci racconterà, è una ricerca, quindi ci muoviamo nell'ambito scientifico. E Martina l'abbiamo conosciuta grazie, lei lo sa già, gliel'ho detto tante volte, ad un post letto sulla pagina di Nando Dalla Chiesa, che è una delle persone, uno dei punti di riferimento da sempre, e della villa, ma anche della nostra rassegna Con le parole giuste, che da tanti anni portiamo avanti qui alla Memo con i magistrati della sezione Marche. E dicevamo, appunto, la cosa che mi piace condividere con voi, che abbiamo già condiviso con Martina, sono le bellissime parole che il professor Dalla Chiesa rivolge sempre ai suoi studenti, ai suoi ricercatori, perché ha un sincero affetto, ma trasmette questa grandissima stima che ha per questi nuovi ricercatori che lo affiancano, che collaborano con lui. Martina lavora all'Osservatorio sulla criminalità organizzata di Milano, per l'Università di Milano, e si occupa, sta facendo una ricerca sulla didattica della legalità, che è un tema che ci interessa tantissimo. Le piste che stiamo cercando di aprire sono tante, no? I libri sempre, la legalità, ma la didattica della legalità un po' mette insieme molte delle nostre storie, insomma è importante sapere che cosa si è svolto fino ad oggi. La sua ricerca chiaramente non ce la riporterà tutta, ma ci darà uno spaccato, insomma ci riporterà una parte della sua ricerca. Io la ringrazio tantissimo perché ha risposto con entusiasmo alla nostra chiamata. Credo che anche per lei sia stato importante conoscere, intanto ci interessava farti conoscere il progetto, come dire, c'era anche un po' di interesse, chiaramente. Però credo che tu abbia avuto, insomma, un'occasione, insomma, importante per conoscere, insomma, le persone che fanno questo progetto. In questi due giorni, tra l'altro, ti ringrazio per essere sempre stata con noi, aver seguito tutte le relazioni, quindi insomma grazie, non era mica scontato. E quindi io ti do la parola e dopo, alla fine, non andate subito via, ci salutiamo un attimo dandoci però un appuntamento. Ciao. Grazie Valeria, grazie a tutti, grazie di avermi invitato. Io già dicevo a Valeria che per me è stata sicuramente un'esperienza arricchente questi due giorni, lo dico senza retorica, e poi anche per ragioni biografiche, essendo il mio compagno di Fano, tornare a Fano e vedere la città con occhi nuovi, diciamo con uno sguardo diverso dal solito, per me è un'esperienza personale molto, molto positiva. Sono quindi veramente contenta di portare qualche stimolo alla nostra riflessione. Diciamo che la mia relazione ha un taglio diverso rispetto alle relazioni precedenti. Diciamo che la mia relazione sarà più che altro focalizzata sulla storia e non sui metodi. Abbiamo avuto una mattinata veramente ricca di spunti rispetto ai metodi con cui affrontare i temi. Ecco, io metto l'accento su ciò che è stato fatto in una storia che è molto lunga, perché parte almeno dal 1980. E prima di entrare nel merito, però, volevo anche dire che mi ha emozionato molto sentire nominare Dodò Gabriele nella relazione di Silvana, perché proprio oggi, 5 novembre, Giovanni e Francesca Gabriele, che sono i genitori di Dodò, Domenico, stanno arrivando a Milano, saranno con noi dal 5 fino al 12 di novembre, faremo degli incontri nelle scuole, loro hanno dedicato la vita alla testimonianza e al racconto di Dodò con gli studenti, e loro dicono sempre questa cosa, che poi è anche stata scritta in un libro di Bruno Palermo, che consiglio, essendo il luogo questo consono, al posto sbagliato, storie di bambini vittime di mafia. Loro dicono sempre: non era Dodò a trovarsi nel posto sbagliato, al momento sbagliato, ma i suoi killer, che sentendosi così impuniti, hanno pensato di regolare i propri conti in un campetto da calcio.
quindi è uno di quei libri che vi suggerisco di aggiungere ai 202 della Bill. Ora, entriamo nel merito. Come dicevo, si tratta di una storia assai lunga, che prende le mosse dal 1980, quindi il periodo che noi indaghiamo parte proprio dal 1980 fino al 2015. In questa circostanza io affronterò il caso siciliano e quindi l'obiettivo di questa ricerca è quello di ricostruire le memorie dei percorsi scolastico-civili dei protagonisti, delle scelte didattiche che sono state fatte in questi 30 anni, nonché, ed è molto importante, contestualizzare queste memorie, quindi capire quali contesti culturali e istituzionali hanno alimentato un filone della nostra storia civile nazionale così importante e forse anche così sconosciuto. La ricerca che stiamo conducendo come equip ha previsto di includere in un campione 6 regioni, 3 del sud, Calabria, Campania e Sicilia, sono 3 regioni italiane a tradizionale presenza mafiosa e quelle che però per prime si sono dotate di una strumentazione legislativa di sostegno, cioè le prime leggi specifiche sull'educazione antimafia sono state approvate in queste regioni, e con funzioni di confronto 3 del nord, che sono Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte. Questo perché, nonostante al netto di tutti i problemi di percezione del fenomeno mafioso che in parte abbiamo anche visto in questi 2 giorni, sono le regioni che più delle altre hanno espresso per prime un forte senso di mobilitazione, una forte partecipazione, non solo in solidarietà alle regioni del sud, ma anche come senso di responsabilità civile rispetto ai problemi di casa nostra. Poi abbiamo allargato lo spettro di questa ricerca con una ricognizione di tutte le regioni italiane, quello che si è fatto in tutte le regioni italiane, quindi compresa la regione Marche, per cui Bill è già citata in questo lavoro e mi fa piacere farvelo sapere, e le carceri minorili, quindi la relazione di Maria Franco ieri è stata veramente illuminante, perché è per noi importante effettivamente sapere che cosa la scuola fa nelle carceri minorili d'Italia. Dunque, quali sono gli scopi di questa ricerca? Li ho sintetizzati in questa slide a fianco ai problemi. Allora, si tratta di una ricerca condotta sul campo, quindi quello che noi facciamo principalmente è intervistare testimoni privilegiati, testimoni speciali. Questo perché? Perché per 2 ragioni fondamentalmente. Da una parte supplire alla grave mancanza di materiale scritto, di questa storia si è scritto molto poco, si è scritto in modo parziale, e dall'altra partendo dal presupposto che i movimenti di lotta contro la criminalità organizzata, il lavoro di educazione alla legalità fatto nelle scuole parte sempre dalla volontà specifica di singole persone, cioè i movimenti contro la mafia sono movimenti di persone che sorgono qua e là a seconda proprio delle sensibilità individuali, prima ancora che a partire da strategie di tipo istituzionale oppure nel tessuto associativo. Quindi per noi era molto importante innanzitutto, come dicevo, valorizzare e analizzare un filone primario della storia civile nazionale. Allo stesso tempo comprendere la funzione anticipatrice che esso ha avuto in termini di valori promossi, interlocutori, verità, e chiaramente siamo nel campo della verità storica, parole e analisi fatte, e quindi tramandare un patrimonio storico di idee e di esperienze. Consapevoli del fatto che comunque questo lavoro presenta dei problemi a partire da una domanda semplice, che è questa, cioè perché questa storia non è mai stata raccontata come una storia, cioè con un'ottica complessiva, ma soltanto a partire da singole iniziative, cioè con un approccio diciamo parziale, un po' episodico. E quindi noi dobbiamo capire come ridurre l'effetto oblio, cioè capire perché di questa storia non si è parlato. E vi faccio un esempio,
È una storia, quella della mobilitazione della scuola e degli studenti contro la mafia, che è stata a lungo sottovalutata. Cioè, si è spesso detto, e qui piovono gli stereotipi, si è spesso detto che insomma era roba del sud, era roba della Sicilia, insomma tanto non ci riguardava, si è detto che fare antimafia era come fare la politica a scuola, e la politica a scuola non ci deve entrare. Che portare gli studenti oppure autorizzare gli studenti ad andare in manifestazione era far perdere tempo, e questo purtroppo, queste sono teorie che purtroppo sono state accreditate e sospinte anche da intellettuali molto importanti italiani, Sciascia in primis, che ci stupisce, però sui giornali la Palermo irredimibile, smettetela di far perdere tempo agli studenti, purtroppo è verità storica. Quindi noi non ci dobbiamo far spaventare da questa parzialità e da questi stereotipi, confrontarci con gli archivi dei giornali che spesso sono chiusi, quindi sono informazioni ancora che mancano, e individuare testimoni che sono importantissimi, ma che sono migranti, perché se noi dobbiamo intervistare studenti, insegnanti, amministratori locali, consiglieri, bibliotecari sono figure già più stabili in un territorio, ma quelle che ho già che ho soprannominato sono per definizione migranti, nel senso che l'insegnante cerca il posto di lavoro da un'altra parte, lo studente, soprattutto se del sud, si sposta al nord, e con lo spostamento delle persone si spostano i ricordi, quindi tu devi andare a rintracciare le persone nei vari punti d'Italia in cui sono finite. E abbiamo appunto già lavorato su alcune regioni, ma su questo vado velocissima. Per ogni regione abbiamo individuato dei modelli, ogni modello presenta sul piano empirico delle informazioni interessanti. Ve ne riporto una, perché io sono calabro-lombarda, quindi diciamo la Lombardia. In Lombardia probabilmente, anzi con una buona dose di certezza, è nato il primo coordinamento di insegnanti e presidi contro la mafia in Italia, forse di pari passo con la Sicilia, ma in Lombardia nel 1982 questo coordinamento aveva proprio nella sua missione la specificità di studiare a scuola il fenomeno mafioso. Andiamo direttamente alla Sicilia per risparmiare, diciamo, tempo prezioso. E al netto che diciamo tutti questi modelli hanno in comune una distribuzione territoriale delle iniziative non uniforme, questo un po' si deve alla metodologia, appunto alla difficoltà di recuperare testimoni, ma anche a quello che dicevo in apertura, laddove mancano le persone motivate spesso mancano dei progetti significativi. Cioè, quello che diceva Fabrizio, sì, le commemorazioni, le celebrazioni a scuola, diciamo anche per una spinta istituzionale, ormai si fanno quasi dappertutto, ma i percorsi che hanno una loro pregnanza, una loro continuità, laddove sono mancate le persone potrebbero essere proprio mancati i percorsi. E quindi la Sicilia è un'isola e che ha voluto diciamo proprio lottare contro questa sua la forma che la natura le ha dato, cioè di isola e quindi isolata, aprendosi al territorio nazionale, costruendo ponti e sinergie con le altre regioni d'Italia. In questo gioco di relazioni la scuola ha avuto un ruolo di centrale importanza, con una trasversalità che comunque abbiamo rilevato a tutti i gruppi sociali, al contrario di quello che ha riguardato la Calabria, che pure è attaccata al continente e che invece è stata immersa ed è tuttora forse immersa nella narrazione che viene fatta nella sfera pubblica in totale isolamento, cioè quello che si fa in Calabria non si sa. Io avevo la mia ipotesi di ricerca e molti testimoni inizialmente mi dicevano: guarda, mi dispiace ma non troverai pressoché niente, invece fortunatamente anche rispetto al movimento studentesco calabrese qualcosa è stato trovato. Allora, io ho tripartito questa storia in tre fasi, chiaramente un esercizio, ma serve per individuare di ogni fase le sue caratteristiche e poi le trasformazioni che intervengono da una fase all'altra. E quindi la prima è quella che parte dal 1980 e arriva alle stragi del 92.
quella della Sicilia e parimenti, diciamo, della Campania, da questo punto di vista la storia di una grande rivoluzione simbolica. Ho scelto la Sicilia quest'oggi perché siamo nel 2017, sono passati 25 anni dalle stragi che sono state un momento di svolta, uno dei forse più drammatici della storia recente del nostro paese. E quindi da dove iniziamo? Iniziamo da un'azione di lobbying. Un gruppo di insegnanti che si è poi costituita nell'associazione Scuola e Cultura Antimafia, addirittura nel 1971 scrisse una lettera al Ministero della Pubblica Istruzione, che poi venne recepita dalla Commissione Parlamentare Antimafia, per dire le nostre scuole sono inutilizzabili, le nostre scuole non sono a norma da un punto di vista edilizio, le nostre scuole non sono ambienti consoni alla crescita dei nostri ragazzi, spesso sono allocate in strutture, cioè in edifici che non sono comunali ma sono di speculatori a cui il comune paga l'affitto, spesso i nostri dirimpettai sono gestori di case chiuse. Questa lettera viene recepita e contemporaneamente questi insegnanti e presidi, guidati da un preside che si chiama Vito Mercadante, elaborano il testo della legge 5180, la prima legge regionale italiana sull'educazione e la legalità, denominata provvedimenti a favore delle scuole e delle università siciliane per contribuire allo sviluppo della coscienza civile e democratica nella lotta contro la criminalità mafiosa. Notare che la Calabria e la Sicilia arrivano con 5-6 anni di ritardo, ma comunque essendo tra la seconda e la terza in Italia, e adottando lo stesso provvedimento sostituendo l'aggettivo, quindi calabrese e campana. Relatrice di questa proposta di legge è l'onorevole Rita Bartoli Costa, che forse oggi per noi è un nome che ci dice poco. In realtà, oltre ad essere stata una politica e una attivista importantissima per la storia della Sicilia, è anche moglie del giudice Gaetano Costa, che è stata una vittima di Cosa Nostra, ucciso il 6 agosto 1980. La legge 5180 rappresenta, ed è importante sottolinearlo, la risposta che la politica siciliana decide di dare al delitto Mattarella. Piersanti Mattarella, governatore siciliano, ucciso il giorno dell'Epifania del 1980, fratello dell'attuale Presidente della Repubblica. Questo gesto ha una violenza simbolica impareggiabile, perché il governatore della Sicilia, non essendo una regione a statuto speciale, è la massima autorità. Questi giornali non lo capiscono, parlano di matrice terroristica, ne parlano per 2 o 3 giorni, gli studenti contrariamente lo capiscono. 30-40 mila studenti medi che marciano per Palermo per ricordare il sacrificio del presidente Mattarella, democristiano, perché comunque era un democristiano, insomma, ci dice qualcosa di questa rivoluzione simbolica. Ma la legge 5180, ritorno brevemente, è importante anche perché permette l'avvio della sperimentazione didattica sulla mafia, cioè tutto quello che oggi si fa, declinato, attualizzato, contestualizzato, diciamo che nasce qua. La ricercazione, i primi incontri con i testimoni civili, istituzionali, i gemellaggi tra scuole, la formazione dei docenti, sono proposte formative che nascono dalla mente di uno sparuto gruppo di insegnanti docenti, che poi riescono ad avere un effetto di contagio positivo. E quindi, ecco, vediamo che gli insegnanti diventano nuovi simboli e gli studenti anche. Allora, in questo libro che ho deciso di portare, che è dell'87, si chiama La palù della città, Nanda Dalla Chiesa chiama questi studenti che marciano l'esercito dei sedicenni, perché i sedicenni erano l'età media di questi ragazzi. Questi sedicenni compongono un movimento studentesco degli anni 80, che è un movimento completamente diverso rispetto a
a quello degli anni precedenti. Cioè tra il 77 e l'82 noi in Italia assistiamo alla nascita di un movimento che ha dei riferimenti e dei paradigmi completamente diversi dalle generazioni precedenti, perché si parla di mafia. Le generazioni precedenti non parlavano di mafia in quanto nemico dello Stato, parlavano acclamavano la rivoluzione borghese contro lo Stato, c'era chi scriveva né con le BR né con lo Stato, oppure no, non parlano di mafia, mentre questi passano dall'idea della mafia come brigantaggio, con anche una vena un po' romantica, di ribelli, di ribellismo, alla mafia come cancro, che è una metafora che nasce in questo momento, e quindi alla teoria della liberazione dall'oppressione mafiosa. Perché rivoluzione simbolica? Perché questi studenti che marciano per le strade della Sicilia marciano per le istituzioni, con le istituzioni, chiedono allo Stato di difendere gli sbirri, e gli sbirri non sono più sbirri ma sono uomini ed esponenti dello Stato. E i numeri parlano chiaro in questo senso, dicevo 30-40 mila per Mattarella, ma anche 1200 studenti che si ritrovano dopo l'omicidio del generale Carlo Alberto dalla Chiesa al Teatro Biondo di Palermo e lo stipano, studenti da tutta Italia, convocati dagli studenti palermitani con un ruolo importantissimo degli studenti napoletani, e invitano le vedove di alcune vittime innocenti rappresentanti dello Stato. Sono delle novità estreme, queste le vedove, alcuni di questi volti che ho messo in questa slide, come la vedova Costa, la vedova Terranova, erano volti pressoché sconosciuti e diventano, grazie a questi ragazzi, simboli pubblici. Gli altri volti sono già un po' più noti, il governatore Mattarella, Boris Giuliano, ma altri numeri ancora, no? Per esempio Giuseppe Fava, ucciso a Catania, viene ricordato prima dagli studenti che dall'amministrazione, 1500 studenti che marciano e poi affiggono una targa di cartone al Teatro Stabile, che è il luogo dell'omicidio. Oppure 20.000 studenti medi con i comitati parrocchiali, perché anche le parrocchie hanno avuto un ruolo molto importante nel cosiddetto triangolo della morte, cioè in contesti di estrema violenza, con il coprifuoco la sera, 20.000 studenti che marciano tra Bagheria, Altavilla, Casteldaccia, non facendosi spaventare da queste etichette giornalistiche, perché il triangolo della morte, diciamo, nella vulgata giornalistica prevaleva. E quindi, appunto, che cosa fanno? Alcuni esempi. I licei di Palermo, come il Galilei, il Meli, il Vittorio Emanuele, il Meli è stata la scuola di Borsellino, il Meli sta a fianco a... no, il Vittorio Emanuele sta a fianco al convitto Falcone, perché lì ci studiava Falcone, al Vittorio Emanuele ci insegnava padre Puglisi, cioè vediamo come la storia della mafia, dell'antimafia si intreccia, no, in certi territori con la storia della scuola. Oppure dicevamo i comitati del Triangolo della Morte, iniziative giornalistiche giovanili come il Pungolo a Trapani nell'86, che è stato tenuto a battesimo proprio da Falcone. Gli studenti erano i soli che nel periodo del maxi processo sostenevano il pool antimafia di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino. E malgrado tutto, Racalmuto è il paese natale di Sciascia, uno dei fondatori di Racalmuto, di malgrado tutto, oggi è un importantissimo giornalista e ancora si occupa di mafia. Gli studenti per Giuseppe Fava Catania, oppure i comitati degli studenti di Gela, l'associazionismo di Canicattì, che era orientato alla conservazione della memoria dei giudici Antonino Saetta e Rosario Olivatino, e poi l'azione giovanile con un ruolo di mobilitazione molto importante proprio di Sergio Mattarella. Alcune foto, questa è una foto orribile, purtroppo non abbiamo disposizioni migliori. Questo sarebbe il Teatro Biondo, Archivio Unità, dovete immaginarlo tutto pieno, spalti platea, con le vedove delle vittime innocenti in prima fila, con messaggi recapitati dagli studenti anche dal Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, che non ha mai mancato di sostenere
questo movimento. Oppure una foto della marcia di Bagheria, questa meglio conservata perché c'è stato un lavoro da parte del Centro Studi Pio La Torre di conservazione. E questi sono i giovani di Gela, è una foto dell'archivio del Corriere di Gela, è molto significativa perché questi giovani, 15, 16 anni, 17, hanno la stessa età dei cosiddetti baby killer. La Stidda nei primi anni 90 è stata caratterizzata, è un'organizzazione criminale che nasce da una cosa di Cosa Nostra e si caratterizza per un uso veramente indiscriminato della violenza e, a esercitare questa violenza erano soprattutto appunto i cosiddetti baby killer, cioè ragazzi della stessa età. In questa foto stanno passando di fronte alla profumeria Giordano, che in ordine di tempo era uno degli ultimi commercianti ad aver ricevuto delle richieste di estorsione con attentati. E lo Striscione dice no all'omertà, abbiate il coraggio di denunciare. È una slide così, giusto per capire questo movimento, come comunicava, perché attraverso le parole noi capiamo anche l'identità dei gruppi, ci posizioniamo nel mondo. In un'ottica di continuità però, perché se voi partecipate a un 23 maggio di oggi sentite esattamente questi cori, forse il primo è un po' caduto nell'oblio, si sente molto, però Fuori la mafia dallo Stato per esempio è però lì inneggiavano dalla Chiesa Rocco Chinnici, agli sbirri come Boris Giuliani, oppure Non li avete uccisi, le loro idee camminano sulle nostre gambe, o Lenzuolo è il comitato dei Lenzuoli che nasce dopo le stragi del 92. Veniamo alla seconda fase, devo guardare l'orologio, okay. Questa foto, che non è una semplice foto, è contenuta in questo bellissimo libro fotografico di Toni Gentile, ed è a 25 anni, esattamente come la storia che racconta, perché è stata scattata il 27 marzo del 1992. Questa foto è diventata un simbolo per tutta l'Italia, è diventata il simbolo del movimento antimafia che è andato costruendosi a partire dalle stragi. Il movimento antimafia cresce a dismisura e si diversifica al suo interno, diciamo esattamente come eterogeneo un popolo. E a partire dal 92 viene ripreso un concetto che sembra un po' risalente, che è quello di resistenza. Questo brano di Società Civile è stato scritto nel settembre 92, dice: tutto questo è la Sicilia, è la speranza, la rabbia, il dolore, l'orgoglio di lottare e portare avanti con ostinazione quello che padre Pintacuda, una figura diciamo della politica palermitana, definisce il nuovo grande cammino di liberazione, una nuova resistenza. Cioè il clima che si respira in Italia dopo il 92 e che si respira dentro le scuole, che sospinge l'attività delle scuole, è proprio quello della resistenza, cioè richiamando l'idea dell'antifascismo e quindi di una lotta di liberazione. Ed è proprio il trauma che favorisce questa grande mobilitazione nelle piazze della Sicilia, che tornano a riempirsi in modo inconsueto, con manifestazioni da centinaia di migliaia di persone, anche spontanee, soprattutto spontanee. Per esempio il 21 giugno del 92, quindi a poco meno di un mese dalla strage del maggio 92, una fiaccolata per Falcone voluta da Borsellino, organizzata dagli scout, e sono forse ricordi che avete nella vostra mente. Oppure la catena umana del 23 giugno, cioè una catena umana di 2 chilometri che, per chi conosce Palermo, ha collegato il tribunale, il Palazzo dei Veleni, a Via Notar Bartolo, che è la casa dove oggi c'è l'albero Falcone. Ma non solo a Palermo, centinaia di migliaia di persone il 27 giugno, tutti i sindacati, ma anche in altri luoghi come a Catania, a Corleone, a Brancaccio, Don Puglisi,
Don Puglisi non è non, niente affatto un eroe, ma ha lottato per esempio perché a Brancaccio venisse aperta la prima scuola media, e per questo le scuole di Brancaccio sono sempre state in prima fila nelle manifestazioni, perché c'era questo c'era un senso civile che veniva costruito a partire dall'azione di Don Puglisi. E infatti Don Puglisi marciava con i ragazzi dopo le stragi del 92. Rita Borsellino, in uno dei suoi libri, nata il 19 luglio, si ricorda benissimo i ragazzi che chiedevano agli abitanti di Brancaccio di esporre i lenzuoli bianchi. E appunto in questo clima di grande fermento, in cui nascono svariati nuovi soggetti come i movimenti femminili, i movimenti anti-racket, una professoressa proprio del Vittorio Emanuele, che è stata per alcuni anni collega di Puglisi, si ricorda proprio e dice: in quel momento tutti sentivamo la responsabilità di agire in prima persona, senza deleghe, a scuola e in tutti i luoghi di lavoro. Quindi in un momento di grande trauma la scuola è sostenuta da una serie di elementi di contesto che, diciamo, favoriscono la sua azione. Avevo qualche foto di quello che vi ho raccontato per Una nuova resistenza, riprendendo ancora Don Milani, che come un fil rouge attraversa tutta la storia della nostra scuola, soprattutto di quella scuola più impegnata sui temi della lotta alla mafia e della cittadinanza attiva. La catena umana, ancora il Comitato dei Lenzuoli, Borsellino con gli scout. E quindi ecco, vediamo alcune informazioni sulla prima parte degli anni 90. Allora, per la Sicilia è un periodo di trasformazione. Perché? Perché intanto si insiede una nuova procura, Giancarlo Caselli arriva da Torino e decide di prendere in mano la procura di Palermo, quindi dando un esempio di grande sacrificio, no? E lui racconta un aneddoto molto, molto carino nell'ultimo libro Memorie che ha scritto, e dice: appena arrivato a Palermo, un frate di Corleone mi invitò a parlare con alcuni ragazzi dell'oratorio. Io, per motivi di sicurezza, avrei dovuto dire di no, perché il capo della procura di Palermo, che va nel feudo dei Corleonesi, il dispiegamento di forze è inimmaginabile, ma io non potevo dire di no, perché dovevo far sentire lo Stato prossimo e vicino e presente. E quindi lui viaggia nascondendosi su una macchina caricata su uno di quei tir che trasportano le macchine, e fa questo viaggio nelle campagne corleonesi fino a che, insomma, la sua scorta non se lo recupera, se lo mette in macchina, e insomma, questo per farvi capire la situazione. E però Corleone è un paese molto importante in questa fase, perché intanto il sindaco di Corleone, che viene eletto nel 93 dopo l'arresto di Riina, è un sindaco che non nasconde il suo essere apertamente antimafioso. Ricordiamoci che noi nel 93 iniziamo a eleggere con una nuova legge, cioè noi votiamo direttamente e no, il sindaco non viene più nominato, ma noi lo eleggiamo. In Sicilia, essendo una regione a statuto speciale, i cittadini non eleggono neanche la coalizione, ma direttamente la persona. Quindi il fatto che venga eletto Pippo Cipriani, che parla apertamente, nomi e cognomi, come si suol dire, vuol dire che effettivamente nel territorio c'era una grande voglia di cambiamento, una voglia di cambiamento sostenuta anche da un'azione sinergica tra scuole, parrocchie, come quello che ho raccontato prima, e mondo della politica. È per la politica una stagione importante, sia nelle grandi città, vi ricorderete la rete di Luca Orlando, che anche a Catania elesse un sindaco che ebbe un'esperienza amministrativa importante, perché riuscì a mobilitare moltissimi giovani nei comitati elettorali. Nei comuni dell'Alto Belice come Corleone
oppure Partinico, San Giuseppe Jato. Non solo vennero eletti sindaci antimafiosi, ma vennero elette sindache, che sono le prime sindache della, probabilmente, della storia. Neanche Palermo aveva ancora avuto esperienze femminili di amministrazione così significative come quelle di Maria Maniscalco piuttosto che Gigia Cannizzo. E queste figure amministrative diventano degli esempi, e infatti gli anni 90 sono la stagione in cui ancora di più forse che degli anni 80 nelle scuole iniziano a girare i testimoni, grandi testimoni civili come Antonino Caponnetto, che ha seminato cultura della legalità in tutta l'Italia, come Saveri Antiochia, che è una delle ispiratrici e fondatrici dell'Associazione Libera, lo stesso Giancarlo Caselli per rappresentare uno Stato prossimo, lo stesso Orlando, e tanti ce ne sono, si rischia sempre di dimenticare qualcuno, Rita Borsellino, Maria Falcone, i primi familiari che riescono a trasformare pubblicamente il proprio dolore. E a proposito di Palermo, a proposito di scuola, la giunta Orlando del dopo stragi è importante perché porta a Palermo, e in Sicilia in misura minore, ma insomma sicuramente a Palermo, il progetto della scuola adotta un monumento, che è un esempio di antimafia istituzionale significativo. È un progetto che nasce altrove, cioè nasce in Campania, la fondazione si chiama Napoli 99, a cui Palermo aderisce nel 94. Si tratta di un laboratorio che Palermo trasforma in laboratorio di antimafia, perché porta dentro un progetto di promozione culturale i connotati specifici dell'antimafia, dell'educazione alla bellezza, richiamando anche quello che si diceva di Peppino Impastato. E questo perché? Perché le scuole che partecipano adottano per 3 anni, quindi in un'ottica di continuità, i monumenti del proprio quartiere, prendono contatti con i gestori, insieme a esperti, sia storici dell'arte, sia di esperti di mafia, studiano la storia di quel monumento, di quel quartiere, della propria città, e poi solo dopo 3 anni restituiscono alla città. Dovete pensare a dei quartieri degradati che ancora oggi sono insomma quartieri difficili della città, come la Zisa o Noce, dove neanche i genitori dei bambini conoscono il posto in cui hanno fatto nascere i propri bambini, mentre i bambini sì, i ragazzi sì, e quindi diventa un grande laboratorio di riappropriazione dei propri, degli spazi cittadini. Noi diremmo oggi il bene comune è questa cosa qui. La coordinatrice del progetto, che l'ha seguito in tutta la sua evoluzione sin dai primi anni 90, Alicia Romano, ha detto: dopo 3 anni noi avevamo riaperto al pubblico il 60% dei monumenti. Ogni tanto i numeri aiutano a capire effettivamente di che cosa stiamo parlando. E questo è un esempio. L'Antonio Ugo è una scuola del quartiere Zisano, cioè che infatti ha adottato la Palermo Araba, i monumenti della Palermo Araba, e ha pubblicato sul proprio giornalino, strumento importantissimo di comunicazione di sé per le scuole, con una lettera del sindaco che gli dice insomma di non chiudere gli occhi e non stare a guardare. Seconda metà, Libera. È Libera un passaggio fondamentale. Questo è un testo che aiuta a capire effettivamente che cosa è l'Associazione Libera. Perché è importante? Perché intanto è la prima associazione stabile che eleva l'educazione alla legalità a componente costitutiva della propria missione. È importante perché riesce a esercitare una funzione di aggregazione, promozione e censimento. In Sicilia è importante perché riesce ad aggregare sui vari territori delle esperienze significative,
che hanno delle ricadute dirette sulle scuole, sia a livello di protagonismo sia a livello di proposte. Alcuni esempi mi piace farli. Parto dall'associazione Fare Memoria di Catania, fondata da Dario Montana, che è il fratello di Beppe Montana, vittima di Cosa Nostra. Oppure i giovani della Lega Antidroga del Trapanese, che vanno poi a costituire i quadri di Libera a Trapani e che partono però coagulandosi intorno al preside Fiordaliso, che sta a Mazara del Vallo, quindi la scuola al centro dei cambiamenti culturali che vengono messi in atto. Oppure i giovani di Siracusa, che arrivano dal movimento ambientalista e movimenti cattolici, si incontrano a metà strada con un preside della provincia di Siracusa, i territori di Lentini, Francofonte, costituiscono il nucleo fondativo di Libera a Siracusa. Oppure su Palermo, dicevo, la UGO, perché alla UGO hanno insegnato due professoresse che sono parte integrante di questa storia, che si chiamano Pia Blandano e Loredana Iapichino. Diciamo che loro due, insieme ad altri nuclei in Italia, specialmente quelli piemontesi, toscani, campani, con le loro prassi didattiche hanno contribuito a dare forma a quello che poi oggi è il modello pedagogico di Libera, cioè quello che Libera propone, il modo in cui lo sviluppa nelle scuole di tutta Italia, quindi appunto a partire da progetti di indagine sociale, lo sviluppo di temi, gli incontri, interviste con testimoni, esperti, familiari, i giornali scolastici, che oggi forse sono una modalità meno utilizzata. Io nel decennio 2000 non ho trovato molte scuole che ancora hanno la possibilità o la voglia di fare giornalini, però tra gli anni 80 e 90 effettivamente era molto usato. E poi i concorsi scolastici. Alcune foto così per farvi vedere un po' chiaramente. Questa è una foto del 97, vedete Violante con alcuni studenti di Siracusa al Salone del Libro con Don Ciotti, quindi siamo già in questa stagione. Queste sono le scuole dipinte, raccontano una storia densa di significato. Vedere le scuole dipinte dagli studenti è proprio un'esperienza. I campi estivi, che peraltro quelli che oggi sono i campi di estate liberi, sì, partono da delle sperimentazioni precedenti alla nascita di Libera. Quindi in questo senso dico la capacità di aggregare e di mettere a sistema esperienze virtuose. Oppure il fatto di adottare non più solo un monumento, ma magari i beni confiscati. La scuola adotta un bene confiscato che è intitolato alla memoria di una vittima innocente, la scuola adotta una vittima innocente. Sono delle iniziative che si sono ampiamente diffuse, sono tantissime le scuole che in Italia hanno deciso di adottare una vittima innocente. Questo gesto, quando è mosso da un libero convincimento, produce effettivamente negli studenti e nella comunità scolastica un senso di responsabilità prezioso. E quindi veniamo velocemente agli anni 2000. Andando a concludere, mi do 10 minuti ancora, 5, perché gli anni 2000 sono apparentemente un decennio complicato, perché naturalmente il trauma è come un'onda, no? Cioè poi ha un riflusso, e quindi c'è una componente fisiologica di riflusso, ma delle difficoltà date anche dal fatto che i primi anni 2000 vedono e il rafforzamento di culture politiche fortemente antilegalitarie, sia a livello nazionale che a livello locale, e sicuramente questo vale per la Sicilia. Nonostante questo, ci sono su diversi versanti delle novità che hanno un impatto molto positivo sulla scuola, perché appunto la scuola è dentro un sistema, il sistema influenza la scuola, la scuola influenza il sistema. Velocissimi, i PON, sappiamo tutti di cosa stiamo parlando, quindi sia possibilità di costruire nuove scuole, sia possibilità di finanziare progetti. È una, diciamo,
che soprattutto nel meridione d'Italia sembra che non si veda mai la via d'uscita, e uno dice costruisco nuovi edifici, risolvo i miei problemi. Invece a quanto pare ancora oggi nel 2017 ci sono scuole in Sicilia che sono costrette a fare i doppi turni perché non ci sono strutture scolastiche ancora del tutto adeguate. Sul versante sociale, novità importantissime, siamo l'esempio di questa novità, perché fattoria della legalità è possibile perché tra il 2000 e il 2001 è nato il Consorzio Libera Terra. Dal Consorzio Libera Terra sono nate le prime cooperative, la prima Placido Rizzotto, Corleone, sono nate iniziative analoghe anche da parte di Arci Sicilia, sempre a Corleone, con lavoro non solo. Da questo contenitore sono gemmate altre iniziative, come per esempio il Giusto di Viaggiare, che è un programma di viaggi promosso da Libera e che diciamo ha cambiato un po' il prototipo di viaggio di istruzione. Giusto prima di iniziare a chiacchierare con voi ho ricevuto un messaggio di un professore di Milano, dice i miei studenti hanno fatto il percorso col Giusto di Viaggiare, gli è piaciuto molto, cioè anziché andare a Parigi a vedere i monumenti e poi raramente ti ricordi cosa hai visto, vai, scopri effettivamente i territori a partire dalle testimonianze di persone che quei territori li abitano. A Dio Pizzo a Palermo è un'altra novità importante, nasce da volontà di giovani studenti, ma è importante perché sfogliando i giornalini scolastici dei primi 5 anni del 2000 vediamo proprio come il focus dei lavori, dei progetti delle scuole che impegnate sulla legalità si sposta su temi economici, l'antiracket, l'antiusura, l'uso responsabile del denaro, il consumo critico. Il consumo critico è un'innovazione che dobbiamo in misura particolare proprio ad Addio Pizzo. E questo brano di intervista di un professore di Catania riassume perfettamente tutto e mi permette di andare anche forse un po' più veloce. E dice: i finanziamenti ci permettono di costruire esperienze significative. Con un po' siamo andati alla cooperativa Beppe Montana di Belpasso, in provincia di Catania. Qui abbiamo coltivato un orto a lattuga che abbiamo rivenduto e con il ricavato abbiamo comprato i libri di testo per la scuola da dare in comodato d'uso. Alla Beppe Montana abbiamo fatto molte cose, abbiamo partecipato al tour Onda Libera dei Modena City Ramblers nel 2009, abbiamo organizzato come coordinamento di Libera Catania diversi 21 marzo con le scuole, la scuola media Vespucci di Catania, la scuola media dei Lentini con il preside Armando Rossitto hanno partecipato a una corsa organizzata dal settore sport di Libera, il programma Libera Natura insieme a Lucilla Andreucci. Per tre volte, sempre con fondi europei, abbiamo visitato l'Alto Belice Corleonese, in particolare andando alla cooperativa Placido Rizzotto, Consorzio Libera Terra, Corleone, Portella della Finestra a Palermo. E infatti appunto un'altra queste sono solo delle foto, avete visto tanti esempi simili, con appunto i professori Dario Montana, Don Luigi Ciotti in questo caso, un progetto di scuola primaria e alcune veloci novità. Vado su Placido Rizzotto perché l'abbiamo appena nominato. Il 2012 è l'anno dei funerali di Stato, cioè una vittima pressoché dimenticata, sindacalista ucciso nel 1948, persi i resti, vengono ritrovati e il Presidente della Repubblica, che a quel tempo era Giorgio Napolitano, si reca proprio a Corleone a rendere omaggio alla sorella di Placido Rizzotto. Ma ci sono altri elementi significativi, molto significativi, più di quanto non possa sembrare, per esempio la campagna elettorale di Rita Borsellino che si candida contro Totò Cuffaro, cioè la sorella di una vittima innocente di Cosa Nostra che si candida contro il governatore uscente indagato per favoreggiamento a Cosa Nostra. È un'esperienza di partecipazione molto importante perché ha scatenato, cioè il movimento si è schierato, ma ha scatenato diciamo un fermento tale da poi
cioè, ha infiammato molti animi giovanili, tant'è che molti dei ragazzi che conosco e che ancora sono membri molto, molto attivi, che sono cresciuti poi nel movimento, hanno iniziato dalla candidatura di Rita Borsellino, oppure dalle sindacature di Crocetta, al netto delle valutazioni politiche attuali. Però lui è stato sindaco a Gela, Gela è il territorio di cui abbiamo parlato anche prima, per due volte, e per i temi che ha posto in campagna elettorale, per come lui si è posto, cioè anche non nascondendo ma dichiarando l'orientamento sessuale, questo è quello che mi ha detto proprio un rappresentante di Libera che arrivava ancora dai movimenti studenteschi, dice le sindacature Crocetta sono state un momento di grande cambiamento culturale, perché ha parlato per la prima volta esplicitamente facendo nomi e cognomi e ha incoraggiato la nascita dell'antiracket, quindi per il territorio in questo periodo poi nasce anche Libera, non prima ma con Crocetta. Siccome ho visto che tra i 202 libri della Bill c'è Sola con te in un futuro aprile, vi dirò quindi del lavoro che sta facendo il comune di Erice per la memoria di Barbara, Giuseppe, Salvatore, Rizzo, Asta, morti nella strage di Pizzolungo il 2 aprile 85. È una rassegna che si chiama Non ti scordar di me, voluta proprio dall'amministrazione comunale. Cioè, dopo 20 anni di silenzio su queste stragi, il territorio di Erice ha ricominciato a parlare, ha ricominciato a farlo con gli studenti, perché sono le scuole poi quelle su cui si investe, a cui si chiede di farsi carico di progetti. Questa è una foto di una rappresentazione appunto durante la rassegna, la foto di Napolitano, la sorella di Rizzotto, e niente, chiudo rapidamente su questo, perché permette forse un po' di fare sintesi, e quindi a sinistra vediamo da dove siamo partiti, a destra quello che si è fatto. Allora, siamo partiti dall'azione di lobbying, dal sistema scolastico inadeguato e dalla proposta formativa specifica sulla mafia, per cui si è arrivato alla mobilitazione degli insegnanti per la legge 51. Abbiamo parlato della violenza, la violenza che sfida i territori, e questo mi permette di dire che in Sicilia e anche in Campania sicuramente è molto importante il ruolo che hanno giocato le associazioni, le fondazioni o anche i centri studi di promozione delle tradizioni locali dedicate e intitolate a vittime innocenti di mafia. Questo perché prima ancora di Libera, o ancora sempre collocandosi al di fuori della rete di Libera per ragioni di vario tipo, queste associazioni e fondazioni hanno iniziato per prime a tematizzare i punti di contatto esistenti tra memoria, formazione, cioè lavoro di formazione, e identità locale. Un esempio su tutti, un premio scolastico che esiste dal 1987 dedicato a Rocco Chinnici, che è stato ideatore del pool antimafia, ucciso nell'83, ma anche, come dicevo, le esperienze di Canicattì nell'Agrigentino, che da molti anni portano avanti la memoria di due giudici del proprio territorio. Cioè riscrivere la storia e forgiare il nostro impegno a partire dai nostri territori, dalla memoria delle vittime dei nostri territori. Contro l'asfissia dei meccanismi politici abbiamo visto tantissime esperienze di mobilitazione, culture politico-civili che hanno che sono riusciti a costruire delle sensibilità persistenti sui temi della mafia, e poi appunto da una parte l'accumulazione illecita, da una parte l'attacco alla libertà di impresa, dall'altra parte i beni confiscati, le cooperative, l'associazionismo anti-racket come nuovi strumenti e luoghi possibili di costruzione di valori antimafiosi. E vi lascio con una slide che riassume, secondo me, il senso di tutto quello che ci siamo detti sul perché fare scuola, sul perché parlare di mafia a scuola, perché parlare di mafia a scuola non è fare politica, perché parlare di mafia a scuola permette di lavorare sul territorio,
una professoressa che mi ha detto: sapete, ho capito una cosa in questi anni di lavoro, i ragazzi vanno accolti sempre, la scuola selettiva non è mai compatibile con l'antimafia. Di questo sono molto contenta, credo che sia una splendida chiusura di questi due giorni con tantissime informazioni anche, quindi alcuni mi chiedevano le slide se è possibile oppure magari... Allora, la ricerca in divenire, noi la dovremmo chiudere tra dicembre e gennaio, sono risultati, diciamo, che vi propongo quasi in anteprima, quindi fino a che, siccome è una ricerca ministeriale, fino a che il Ministero non ci dirà bene come disseminare questi risultati, no. Giusto, no, però, le abbiamo fotografate, le teniamo per noi. Esatto, mi raccomando, non diffondete, ma tenetene conto e poi appunto quando grazie. Ci sarà la pubblicazione oppure verrà diffuso saremo i primi a tenerne conto. Allora, io ringrazio Martina e con Martina tutti gli altri che hanno partecipato e voi insomma che ci avete seguito con così tanta attenzione e interesse, e vi riporto anche da parte, è andato via visto sì lei perché aveva il treno, ma insomma è rimasto colpito anche da questo, dal nostro progetto e dalla platea di insegnanti qui assolutamente, perché insomma davvero interessati al progetto e non per crediti o altro, che insomma chiaramente sono sempre buona cosa, però insomma in questo caso purtroppo sapete che non è così. Sì, un appello di Martina, scusate. Vi devo chiedere di dare una mano a questa ricerca a partire dalle vostre esperienze territoriali, se siete a conoscenza di esperienze significative sui vostri territori. Io ho chiesto al mio collega che ha lavorato sulle Marche come stesse andando, come stava il suo lavoro, e quindi mi ha restituito qualcosina che non posso condividere nei dettagli, però mi ha fatto capire che alcune province di questa regione sono particolarmente scoperte perché non è riuscito lui a rintracciare persone. Probabilmente, per esempio, Macerata c'è, cioè un buco nero, come per me alcune zone della Sicilia centrale sono un po' un buco nero, così per lui è Macerata, ma in generale anche Roma o altre situazioni, se siete a conoscenza di progetti significativi vi posso lasciare l'indirizzo mail dell'osservatorio e vi prego di scrivere e mandare materiale fotografico, iconografico, insomma tutto quello che serve a documentare. Grazie. Certamente cogliamo sicuramente l'invito di Martina. Io allora nel salutarvi vorrei un attimo che Silvana venisse qui, giusto per chiudere e poi mandarci tutti a casa. Per quanto riguarda comunque il materiale che potremo inviare e condividere, chiaramente sarà fatto. Michele, che stamattina non è potuto essere qui, manderà a tutti coloro che si sono iscritti, che hanno lasciato l'indirizzo email, il materiale che abbiamo raccolto. In fondo alla sala trovate ancora il foglio per prenotare la bill e poi quindi eventualmente esservi contattati. Crediamo appunto che in queste due giornate di tantissimi spunti e di conoscenze, insomma è un bello stimolo insomma, per già programmare tutto quello che ci separa dal prossimo appuntamento qui a Fano l'anno prossimo e a quelli che nel frattempo ci saranno. E di questo, per questo voglio passare un attimo la parola a Silvana per salutarvi, ma anche perché ha un appuntamento da condividere con noi. Allora, intanto grazie a tutti, grazie della straordinaria pazienza e della straordinaria presenza, che è estremamente importante. Io volevo chiudere appunto ricordando questo: c'è un territorio allargato, ci sono le Marche in primis, ma nella realtà ci sono altre regioni che hanno una serie di appuntamenti in essere
per cui dal Veneto piuttosto che l'Emilia Romagna, da Roma, ma anche gli impegni individuali dalla Campania piuttosto che. Per cui nella realtà Bill si sta muovendo e chiuderemo l'anno nella realtà con tutta una serie di appuntamenti e anche invece di azioni che diventeranno degli appuntamenti successivi. Mi permetto, vivendo a Bologna, di invitarvi il 21 di novembre a Bologna in Cappella Farnese alla mattina, alle 10 del mattino, capisco che è un po' difficile, ma in questo caso è rivolta ai ragazzi. Se ci fosse qualcun adulto e qualcuno di voi, ne saremmo felici. Ed è la prima volta che dopo 3 anni Bologna offre un luogo istituzionale, lo abbiamo fatto in fiera tutti gli anni ma non nella città, per cominciare a parlare di Bill. Lo faremo con Patrizia Rinaldi, lo faremo con Marco Paci, lo faremo con Della Passarelli, lo faremo appunto cominciando a raccontare quello che è stato. E però siamo già in quella condizione di dire che cosa sarà dalle esperienze che voi avete messo in campo. Vi vorrei salutare con il manifesto del lettore selvaggio che arriva dal libro Come diventare vivi di Giuseppe Montesano. La scuola della buona noia vuole produrre analfabeti funzionali che credono in un pensiero unico, in una sola realtà. Contro i nemici delle emozioni e dell'intelligenza, i lettori selvaggi, io vi identifico nei lettori selvaggi, pensano molte realtà diverse, leggono poesia, scienza, arte, diritto, sogno. Nessun nemico è onnipotente se smettiamo di essere suoi complici. Grazie molte.